Buongiorno a tutti. Ho l'onore e l'onere di presentare una persona che avremmo voluto avere qua e che avrebbe dovuto essere qua oggi e spero di rappresentare questo in modo degno. Posso far partire le slide? Ok, stiamo parlando della professoressa Maria Teresa Carrì e prima di iniziare i lavori vorremmo davvero ricordare questa cara amica e collega che è scomparsa il 26 luglio a soli 60 anni per una terribile e incurabile malattia molto veloce che l'ha stroncata e che lei ha affrontato con forza e determinazione che erano proprio del suo carattere. Maria Teresa faceva parte del comitato scientifico di questo congresso e anche membro del comitato scientifico di AISLA, nonché vincitrice di un progetto ARISLA che avrebbe dovuto appunto presentare in questa occasione e per questo abbiamo ritenuto importante fare proprio in questo momento una commemorazione e un ricordo di lei. Maria Teresa, vorrei farmi portavoce innanzitutto dei tantissimi colleghi italiani e stranieri che hanno espresso con sincero affetto il suo profondo sconcerto e tristezza per questa grande perdita nella nostra comunità scientifica. Inoltre faccio anche portavoce della famiglia, il marito Paolo, i figli Chiara, Antonio e il piccolo Daniel che è nato a metà agosto, era una gioia di Maria Teresa quando mi parlava di questo prossimo evento. Perché vogliono ringraziare tutti i colleghi, amici che sono stati vicini a lei proprio in quel momento così tragico di lutto. E vorrei anche portare i ringraziamenti dei suoi più stretti collaboratori, sia alla Fondazione Santa Lucia che al laboratorio dell'Università Tor Vergata, e parlo di Cristiana, Alberto, Nadia e Mauro, per non dire poi tutti gli altri del laboratorio. Maria Teresa era una ricercatrice molto stimata e per le sue straordinarie capacità scientifiche e professionali e per le sue qualità umane. Era una persona di grande cultura, curiosa e rigorosa, sensibile e ironica allo stesso tempo. Era molto amata dai suoi collaboratori. Come si fa ad andare avanti? Ah, ok. Era molto amata dai suoi collaboratori che vediamo qui rappresentati con lei, a sinistra quelli della Fondazione Santa Lucia, a destra in alto quelli di Tor Vergata e poi in un conviviale pranzo di Natale che lei amava sempre fare, insomma, con tutti i suoi colleghi. Il curriculum professionale di Maria Teresa è molto... Il curriculum professionale di Maria Teresa testimonia l'eccellenza del suo lavoro sia dal punto di vista accademico che di ricercatrice. Maria Teresa si è laureata nel 1981 con la lode con una tesi sul meccanismo della replicazione del DNA che è stata poi riconosciuta questa tesi come miglior lavoro sperimentale ricevendo una speciale menzione dall'Istituto di Biofisica e di Biologia Molecolare italiano. Dopo aver fatto una breve esperienza presso l'Università di Basilea ha intrapreso la carriera accademica nel campo della biochimica diventando nel 2007 professore ordinario e inoltre dal 1997 è diventata appunto responsabile del laboratorio presso la Fondazione Santa Lucia. Maria Teresa faceva anche parte di tutta una serie di comitati, sia scientifici di varie società, ma anche associazioni, ma anche comitati redazionali, e ha sempre dimostrato un impegno molto puntuale, attivo e rigoroso. Maria Teresa è stata la precursore dello studio, insieme al professor Rottiglio, dello studio e della struttura del meccanismo della superossido dismutasi, prima ancora che...
Ah, devo fare così? E questo. Ah, aspetti. Ok, prima ancora che la SOD1 fosse stata scoperta come il primo gene mutato responsabile della sclerosi laterale amiotrofica, qui vediamo due dei lavori che risalgono al 91 e che sono lavori molto citati proprio per lo studio di questo enzima. Da qui il contributo di Maria Teresa nella SLA, che come vedete qui ho solo rappresentato in alcuni lavori che sono tra quelli molto citati, hanno tutti oltre 100 citazioni nella letteratura scientifica e sono, rappresentano una pietra miliare per quanto riguarda lo studio dei meccanismi della patogenesi della SLA, in particolare nel ruolo dei mitocondri e dello stress ossidativo. Ho conosciuto Maria Teresa la prima volta personalmente nel 2002 a Roma, quando aveva organizzato insieme ai suoi colleghi di Tor Vergata e della Fondazione Santa Lucia un meeting per raccontare la storia italiana della SLA. Dopodiché l'ho conosciuta un anno dopo, l'ho rivista anzi un anno dopo a Ulm, in questo congresso europeo della SLA che si è tenuto appunto in questo castello di Ulm, dove siamo stati sorpresi tutti da un'improvvisa nevicata. In questa foto in realtà, oltre Maria Teresa che si vede indicata dalla freccia gialla, si possono osservare anche delle persone che sono qui presenti e che sono qui oggi con noi per raccontare l'evoluzione della ricerca nella SLA, come Pamela Shaw, come Vincenzo Silani, che ritengo che non siano per niente cambiati dopo 15 anni, mentre vediamo Ludo sulla sinistra che è davvero, era un teenager lì e insomma quello rappresenta il tempo che è passato. Ovviamente con Maria Teresa ci siamo incontrate a molti meeting successivamente e questo è stato un motivo per consolidare la nostra amicizia, la nostra stima e soprattutto per iniziare delle importanti collaborazioni che sono poi risultate in scritture di lavori, review e anche nell'organizzazione di un meeting importante che abbiamo fatto, il primo meeting che è stato fatto nel 2007 proprio specificamente sulla SOD1 dalla molecola all'uomo e dove di fatto ci siamo impegnate notevolmente. In realtà abbiamo vissuto dei momenti di notevole ansia e preoccupazione perché il meeting era stato fatto in un istituto che era stato finito come costruzione poche settimane prima e quindi temevamo che di non riuscire, che tutto non andasse liscio. Invece siamo poi state premiate perché in realtà il meeting è andato molto bene e di questo ne siamo state molto contente. Il sogno del cassetto di Maria Teresa era quello di riuscire a vedere prima di andare in pensione che qualcuna delle sue scoperte fosse realmente servita ai pazienti SLA. Purtroppo Maria Teresa non hai potuto vedere questo tuo sogno e a causa di una tremenda malattia che invece ha stroncato te prematuramente, in questo momento non puoi essere con noi. Ci auguriamo che il tuo spirito, ovunque si trovi, veda le cose più chiaramente ora sulle cause della SLA e spero che questo abbia il potere di illuminare tutti noi e di guidarci nel nostro lavoro per dare quanto prima una vera speranza ai nostri pazienti che tanto tu auspicavi. Vorrei fare il tuo motto nostro, siamo quelli che non ci arrendiamo. Maria Teresa, tu ci mancherai davvero tanto e ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto. Prima di chiudere vorrei far vedere un breve video che rappresenta la generosità di Maria Teresa e il suo senso di spirito che era molto molto forte. Posso farlo partire io? Salve, sono Maria Teresa Carrì, lavoro a Roma e sono una ricercatrice che si occupa di SLA, di sclerosi laterale amiotrofica, già da circa 20 anni.
Il mio collega e amico di Milano, Angelo Poletti, mi ha invitato, mi ha sfidato, come si dice, a fare la cosiddetta Ice Bucket Challenge, che è un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della sclerosi laterale amiotrofica e invitare a donare per la ricerca su questa malattia in un modo un po' giocoso, scherzoso, che è quello di versarsi addosso un secchio d'acqua gelata. Questo invito mi è stato rivolto anche molto gentilmente sia dalla società italiana che si occupa, italiana che si occupa di SLA, che è la ARISLA, Associazione per la Ricerca sulla SLA, sia da una fondazione francese, la Fondation Thierry Latran, che mi ha sponsorizzato in passato. Ovviamente non posso esimermi da accettare questa sfida e lo faccio molto volentieri. Però qualche giorno fa un mio amico di Roma, un giovane che è affetto da SLA 2, si chiama Marco Gentili, ha dichiarato pubblicamente che come ammalato preferirebbe vedere più persone firmare qualche bell'assegno piuttosto che vedere tanti giochi con l'acqua ghiacciata. Onestamente condivido abbastanza questa sua opinione, ho comunque deciso di rispettarla e per fare questo la prima cosa che naturalmente devo fare e ho fatto è quella di fare una donazione personale per l'Associazione Italiana per la Ricerca sulla SLA. È una cosa che si fa in un minuto e mezzo, si può pagare con PayPal, con le carte di credito, sapete che ormai con internet ci vuole un minuto per fare questa cosa e naturalmente invito tutti voi per quello che potete a versare qualche cosa per la ricerca sulla SLA. Questo è essenzialmente tutto. Vi chiederete, ma un secchiello di ghiaccio così anche simbolicamente ce l'abbiamo? Certo ce l'abbiamo, io naturalmente ho un secchiello di ghiaccio, sono in casa in questo momento, ma il secchiello di ghiaccio per me serve per tenere il vino in frisco, del buon vino italiano. Concludo augurandovi salute, bevete con moderazione e mi raccomando, voi tutti fate una buona e generosa donazione per la ricerca sulla SLA. Questa è Nanna Marì, era Maria Teresa. Grazie.